Il tutorial più breve e più semplice per imparare a creare una finta influencer e poter guadagnare online. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Mi chiamo Massimo. Se appunto non mi conosci, in questo canale parliamo di business online, tecnologia e crescita personale. E ho anche un sito web massimopellegrino.net con un'academy di corsi e il sito della mia agenzia di digital marketing che è la encomdigital.it. Trovi tutti i link in descrizione nei commenti, ma andiamo subito al sodo. Come è possibile creare? Questo è il tutorial più veloce che trovi su internet per creare un influencer. Proprio da zero, una persona con una ragazza che non esiste, poterle creare un profilo Instagram, un profilo su vari social, ok? E quindi poter iniziare a guadagnare grazie a questa finta influencer. Quindi andiamo subito. Col link che trovi in descrizione nei commenti ti si aprirà questa pagina. Basterà fare clic su play. Dai, esegui comunque. Partirà l'elaborazione perché praticamente si esegue un programma su Linux. Che viene eseguito su una macchina virtuale di Google, ok? Che utilizza della RAM del disco su questa macchina virtuale, ok? Adesso lui sta scaricando dei pacchetti. A breve uscirà un link che ci permetterà di lanciare il nostro software. Cosa faremo con questa guida? Andremo a creare un influencer e la faccia che andremo a creare, che ci creerà in base alle nostre indicazioni, andremo poi a creare vari scenari per poter fare le varie storie da mettere sui social, ok? Molto semplice e conciso. Né più né meno a quello che ci serve. Quindi, se sei interessato a questa cosa, sei nel posto giusto. Intanto il programma sta andando, sta installando diciamo, le librerie richieste. Questa procedura va fatta ogni qualvolta che tu entrerai dal tuo browser. Quindi, non ti stupire, c'è un pochino da aspettare, ma ci può anche stare, ok? Intanto ti faccio vedere in attesa. Il sito massimopellegrino.net in cui trovi l'Academy di corsi, abbiamo una serie di corsi per imparare a vendere su Amazon, per fare le campagne, per vendere libri su Amazon, per fare le campagne pubblicitarie dei tuoi libri. Ti scriviamo anche noi il libro direttamente se vuoi. Il corso per aprire un canale YouTube partendo da zero, il corso per creare un sito web, un e-commerce partendo da zero e vendere anche prodotti in affiliazione. Tutti i pacchetti sono acquistabili, tutti a 299 euro. Se vuoi ti scriviamo 99 euro un libro da vendere su Amazon. Qui ci sono altri pacchetti dell'Academy con altri servizi, ti facciamo anche il blog, ti scriviamo 10 libri, video, insomma c'è un sacco di roba. Il dettaglio delle lezioni dei corsi e la possibilità di diventare nostro affiliato e guadagnare il 10% sulle vendite. Ma non ti voglio annoiare, torniamo al nostro tutorial. Allora, sta lavorando, come vedete sta installando le ultime librerie. Purtroppo questa procedura dura così e io voglio che la vediate tutta senza che faccio dei tagli, così vi sapete rendere anche conto. Ok, sta lavorando, a breve avrà finito perché ci sarà un link, ecco vedete, dopo questo 127.001 comparirà il nostro link, eccolo qui, questo qua, .gradio.live. Io gli dico di aprire un nuovo pannello, voilà, parte la nostra versione di Focus, che è il nostro software per fare questa cosa qui. Allora, eccolo qui, questo è il nostro focus, dovete andare, qui c'è il type per il comando, apritevi una sessione parallela di ChatGPT, quindi da chat.openai.com, andiamo a dirgli che cosa vogliamo, gli diciamo crea una donna bellissima con i capelli azzurri, per esempio, e gli occhi verdi, mettiamoci. Con fisico atletico ideale per avere un profilo da influencer ok? Questa è quello che io vorrei chiedergli. Una donna bellissima con i capelli azzurri, gli occhi verdi, con fisico atletico, mettiamoci, e formosa ideale, ok. Va bene, mettiamo così, però questo testo, questo è il testo in italiano, gli dobbiamo dire di creare in inglese, quindi diciamo traduci in inglese, mettiamo, invia, ok, benissimo, ce l'ha creato il testo, ok, diamo copia, andiamo sul nostro focus, gli diciamo incolla, però attenzione, gli diamo advanced, mettiamo quality e mettiamo il formato 1:1 perché era la prima immagine del volto. Possiamo anche crearne più di una, qua di default da due, lasciamolo così, gli diamo generate. Ok, lui comincerà adesso la generazione della nostra fake influencer da poter caricare.
da poter poi caricare per creare delle ambientazioni sempre tramite Focus, perché un conto è avere la foto, ma poi questa influencer dovremmo farla sembrare, no? Che ha una vita, che fa qualcosa. Quindi bisognerà crearle delle situazioni, dei momenti, insomma, che faccia qualcosa. Vediamo che cosa sta per succedere. Come vedete, sta creando la nostra influencer dai capelli azzurri e dagli occhi azzurri. Vediamo un po', vedete? Guardate che piano piano la sta generando. Qua ti dà lo step 31 di 60. Ok, questo ragazzi è il tutorial più veloce per poter creare una finta influencer grazie all'intelligenza artificiale con un tool completamente gratuito, ok? Quindi approfittane, questo è il tutorial migliore che puoi trovare sulla rete, ok? Perché è il più semplice, il più veloce, ti spiego per filo e per segno senza perderti in troppi casini, ok? Quindi segui il video fino alla fine perché ti farò vedere delle cose incredibili. Quindi, ora, ok. Ha creato la prima foto, ora ne genererà un'altra. Nell'attesa che la generi, andiamo a vedere la nostra influencer. Eccola qua, guardate qua, è bellissima. L'ha creata. A questo punto mi scarico la foto. Oh, stoppo l'esecuzione perché per me basta così. A questo punto gli vado a dire su ChatGPT, vogliamo crea un'immagine di una donna bellissima, sempre con fisico atletico e formosa, che prende il sole sulla spiaggia, in una spiaggia deserta, in un luogo paradisiaco, e ha un cappello di paglia in testa molto fashion. Vediamo cosa succederà. Ok, adesso vi dico, donna bellissima con, mettiamoci sempre, capelli azzurri e occhi verdi. Ok, perché questo? Adesso vi spiego. Intanto diciamo traduci in inglese, ok? Benissimo, gli facciamo creare questo testo in inglese a ChatGPT. Ok, abbiamo fatto. Prendiamo il nostro testo dell'input, andiamo qui, perdon, qui, gli diciamo un nuovo input, ma adesso perché gli dobbiamo dire? Perché adesso lui potrebbe generarmene un'altra con un'altra faccia. Allora gli devo dire no, vai su Image Prompt, mi crei, utilizzi questa foto qui che abbiamo appena esportato. E nelle opzioni advanced andiamo a dirgli face swap, così utilizzerà la faccia. In più però utilizza la faccia ma non il colore dei capelli, quindi mi raccomando ditegli anche nella descrizione come ho fatto io e non vi sbagliate. Voglio utilizzare in questo momento per fare una storia, quindi utilizzo il formato 1 a 2, ok? Gli diciamo generate, lui mi genererà due immagini in base al mio comando che gli ho inviato. Mi raccomando, ricordatevi sempre di avere la spunta su quality perché è importantissima, così almeno ottenete un'immagine di qualità. E poi ho selezionato il formato 1-2 perché? Perché voglio fare una storia verticale, ok? Quindi per creare una storia sui social. Questo quindi gli diciamo descrizione dell'ambientazione, possiamo dirgli come vestirla, come se deve avere il telefono in mano, perché si sta facendo un selfie, che sta scalando l'Everest, come ho già fatto vedere in un altro video. Insomma, tutte queste cosine qui si possono andare a dare in input. Possiamo dirgli che è su una moto, su una bicicletta, addirittura se la metti su una moto e gli dici con una tuta, gli mette la tuta da moto, cioè fa delle cose incredibili, le ho già testate. Tra l'altro l'ho fatto vedere anche nei video scorsi, quindi andateveli a vedere, ci sono tutti i video dove lo vedete perché nella copertina del video c'è l'immagine delle finte influencer, quindi ho fatto già altri video, ma questo è il video più il migliore video che c'è in rete per poter creare un influencer fake e poter guadagnare online, perché poi con questo voi potete andare tranquillamente a creare un profilo Instagram, un profilo OnlyFans e quant'altro, e quindi piano piano farete crescere il profilo fino a poter guadagnare online, ok? Poi seguiranno anche dei video per poter fare dei video con la vostra influencer che si muove, che fa proprio qualcosa, quindi preparatevi perché lì faremo delle cose incredibili, quindi pretendo che poi qualcuno faccia anche qualche piccolo abbonamento, qualche super grazie.
al canale, mi raccomando. Allora, intanto stiamo vedendo che sta facendo il downloading control models qua. Allora, aspettiamo che termini. Intanto andiamo a controllare qui se sta facendo qualcosa. Sì, come vedete, qua sta scaricando dei pacchetti aggiuntivi, perché per fare questa cosa qua parliamo di giga e giga di roba. Vedete che poi da Google è velocissimo. Sta facendo il control model. Se più il tempo che ci mette a scaricare, poi le altre volte, se tenete già la sessione aperta, si fa molto molto molto. Vedete, ok, adesso è partito con l'encoding, ok? Quindi oh, eccolo qui. Sta usando delle specifiche librerie. Infatti adesso sta avanzando, vedete, sta processando l'immagine. Quindi preparatevi, perché a breve avremo la nostra influencer nell'ambientazione che gli ho voluto dare io. Eccolo qua. Eccolo qua. Sta arrivando. Cioè, rendiamoci conto. Già intravedo qualcosa, ma è qualcosa di fenomenale. È spettacolare. Quello che riesce a fare. No, veramente. È incredibile. Quello che riesce a fare l'intelligenza artificiale. Ormai siamo a livelli esilaranti. Cioè, veramente, qua andiamo. Cioè, tra l'altro, guardate che belli questi capelli con queste sfumature di azzurro, verde, blu. No, veramente spettacolare. No, vabbè. Eccezionale, sono proprio. Se l'altro sono colpo, puoi dargli anche come input, farti 12 immagini se vuoi, nulla vieta di aggiungere immagini. Adesso va bene, due, giusto per fare il test, così poi avete il materiale per poter iniziare a lavorare in autonomia. Vi invito sempre a visitare il sito massimopellegrino.net se volete fare sul serio, imparare con un'accademia di corsi per chi parte da zero per guadagnare online. Ok, la prima immagine l'ha finita, guardate qua. No, vabbè, è incredibile. È incredibile. No, questa qua me la sta facendo in topless, non va bene. E vabbè, comunque la scarichiamo. A questo punto gli do stop. La sta facendo, sembrava che la facesse in topless, comunque vabbè. Allora, mi ha generato la mia immagine. A questo punto io l'ho salvata, l'ho scaricata, te la mette in download. Quindi noi abbiamo la nostra, questa è l'immagine che abbiamo utilizzato della nostra influencer generata dall'AI. E poi gli abbiamo detto di generarla, eccola qua, sempre lei, vedete? È sempre lei. Quindi è spettacolare. E ce l'ha generata ovviamente con i capelli più lunghi alla spiaggia, no? E quindi, che dire, è incredibile. Quindi abbiamo visto come creare direttamente tramite l'intelligenza artificiale la vostra influencer e creare un'ambientazione per poter cominciare a fare una storia. Quella lì si può prendere, si può mettere una storia e quant'altro, no? E quindi cominciare a farle crescere il profilo. Quindi se ti è piaciuto questo video, questa guida utilissima, metti un bel like, attiva la campanellina per notifiche, metti un commentino per supportarmi e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!